Danilo Peracini, consigliere della cooperativa Bagnini di Cervia, Pinarella Tagliata, Milano Marittima, ancora una volta protagonista di un progetto pilota e questa mattina è il kick-off meeting. Sì, questa mattina è stato presentato questo nuovo progetto particolarmente innovativo che vede coinvolto i partner di grande rilievo, di grande importanza, il CNR, Proambiente, Confindustria e anche la cooperativa Bagnini, che è stata chiamata come partner ideale per poter sviluppare questo progetto. Un progetto che si occuperà di rilievi scientifici, meteomarini, trasparenza delle acque, ma a noi presta molta attenzione il fatto che poi sarà divulgato ai turisti e agli imprenditori. La questione meteomarina, la questione delle previsioni e l'analisi delle trasparenze delle acque assume un'importanza vitale e ben venga questo progetto, anche perché ogni volta che si assume una trasparenza nella comunicazione dei dati poi si assume anche un impegno e un obbligo a intervenire laddove ci siano delle anomalie o delle non conformità, per cui noi abbiamo accolto con grande onore, con grande soddisfazione questo fatto. È un progetto che inizia adesso, vedrà la prossima estate tutta l'elaborazione dei dati, l'installazione di stazioni meteomarine sulle spiagge di Cervia, e la scelta ovviamente è stata scelta perché la condizione tecnologica della spiaggia di Cervia della cooperativa Bagnini ha fatto sì che le infrastrutture realizzate qualche anno fa permettono lo sviluppo di questi progetti. Le fibre ottiche, un investimento di 400.000 euro sostenuto dalla cooperativa Bagnini, sta dando risultati ed è bene che anche dal punto di vista scientifico siano rese disponibili la ricerca. Abbiamo deciso di impegnarci nella diffusione dei dati meteo, realizzando un rapporto di consulenza con un meteorologo importante, con uno studio affermato, che dà comunicazioni sul meteo in maniera trasparente, senza allarmare, senza creare particolari disagi, ma raccontando le cose come sono. Naturalmente è un meteo indipendente che non risolve fatti economici dalla pubblicità, e quindi questo qui permette di avere un rapporto col consumatore, col turista, un rapporto molto trasparente. Abbiamo scelto questo investimento in alternativa, naturalmente senza voler polemizzare, sul fatto che alcuni hanno iniziato cause giudiziarie contro chi utilizzava il meteo per scopi pubblicitari, quindi economici, a danno degli operatori turistici, ma abbiamo pensato che il nostro contributo doveva andare in un'altra direzione, per cui questo collegamento quotidiano col meteo della cooperativa di Cervia è molto seguito, è uno degli ambiti di più successo, e racconta come stanno le cose, anche là dove le giornate non sono favorevoli, racconta che Cervia è una città comunque da visitare. Poi il fatto che quest'anno abbiamo iniziato questa attività e il clima è particolarmente favorevole, beh, ognuno poi la pensa come vuole. Il turismo è essenzialmente comunicazione, servizi, qualità e anche trasparenza. Mantenere un rapporto di trasparenza e di sincerità col turista premia, è difficile, è oneroso, impegna tutti, ma coinvolge. Risposte di sistema sono quelle che favoriscono la crescita. Bisogna naturalmente avviare questo percorso, uscire da individualismi, e naturalmente i risultati non tarderanno ad avvenire. Il turista sa premiare la qualità, riconosce il brand, riconosce il marchio, quello che naturalmente molte società e finanziari cercano di acquisire sui mercati, il brand perché rappresenta la storicità e della garanzia del successo. Il nostro successo è là della tradizione, che naturalmente ha fatto una svolta con l'innovazione, perché naturalmente non si può vivere solo di castelli di sabbia, ma occorre tecnologia, impegno e quotidianità. E il fatto di avere una comunicazione prodotta dal CNR, da Proambiente, dalla Regione Emilia-Romagna, quindi assolutamente un fatto istituzionale di grande rilevanza e di grande scientificità, naturalmente contribuisce a spazzare via tutte quelle che sono quella miriade di diffusione di applicazioni meteo fatte naturalmente spesso in piccoli laboratori al di là dei dati scientifici, ma naturalmente che trovano sopravvivenza economica raccontando storie purtroppo molto negative. Ambiente e sicurezza sono gli elementi sui quali la cooperativa ha investito tantissimo
e i risultati che noi stiamo ottenendo sono di grande rilievo turistico, di grande soddisfazione. Il progetto sulla sicurezza, sull'abusivismo, contro l'abusivismo commerciale è diventato un progetto pilota che viene seguito ormai da tutta Italia, dalle spiagge più blasonate, fra anche più importanti, dobbiamo dire, di Cervia. Il fatto che noi siamo chiamati a spiegare come è stato possibile realizzare questo progetto e quanto sono stati immediati i risultati, che naturalmente hanno visto il contributo dell'istituzione, prefettura, forze di polizia, ma il ruolo della cooperativa Bagnini è stato singolare, è stato particolarmente impegnativo dal punto di vista anche economico, 120.000 euro investiti nei 2 anni di progetto. E la sicurezza è un prodotto turistico alla pari di altri. Ora naturalmente è necessario promuovere questa sicurezza, perché la spiaggia sicura è una spiaggia che viene frequentata da famiglie, sono crollati furti in spiaggia e in spiaggia noi oggi abbiamo il corpo di polizia avanzato, di vigili della polizia municipale, che dà informazione, che spiega al turista quali sono le condizioni di Cervia dal punto di vista turistico, e naturalmente questa diffusione di sicurezza vuol dire anche poter presentarsi sui mercati internazionali con un valore aggiunto. Quindi questo è un elemento che affiancherà la questione della trasparenza dei dati, quindi un altro impegno significativo, appunto, che dicevo, obbliga tutti quanti ad essere più virtuosi, ed è una bella scommessa, perché qui dentro l'amministrazione comunale, che naturalmente è chiamata in primis, naturalmente sa impegnarsi, e c'è anche da dire che storicamente Cervia è stata una delle leader nel campo ambientale. Cervia Ambiente è stata una fondazione storica che ha visto grandissimi, anche premio Nobel, essere coinvolti nell'attività di diffusione, di difesa dell'ambiente, quando altre spiagge, altre regioni naturalmente erano occupati a fare ben altro. Innanzitutto orgogliosi per la scelta del nostro comune, poi credo nella bontà del progetto che tende ancora a migliorare l'informazione sulla qualità del mare, sulla qualità dell'aria, sulla qualità del territorio, perciò anche in particolare sul meteo, che qualche problemino in passato ha creato in questi territori. Ecco, comunque maggiore informazione significa anche maggiore responsabilità da parte degli enti locali, perché quando si fa informazione poi bisogna essere conseguenti, perciò questo sicuramente è tutto a vantaggio del turismo e del turista, che viene con maggiori informazioni sul territorio, sulla qualità dell'aria, sulla qualità dell'acqua e quant'altro, perciò è sicuramente un progetto innovativo che va a vantaggio del nostro turista. Buon motivo per venire a Cervia, non solo per le vacanze ma tutto l'anno. Beh, io certamente un buon motivo per venire a Cervia, ma io direi su tutta questa costa meravigliosa, la costa adriatica. ProAmbiente è un consorzio pubblico-privato il cui socio di maggioranza è il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Fa parte della rete alta tecnologia della regione Emilia-Romagna, e il suo scopo principale è quello di trasferire quelli che sono le conoscenze prodotte dalla ricerca scientifica alle imprese e al territorio in generale. Quindi questo può essere esemplificato proprio da questo progetto informare, che vede appunto la partecipazione sia della componente ricerca che della componente imprenditoriale. Quindi in questo caso coloro che producono strumentazione di rilevamento, coloro che fanno sistemi di analisi dati, e la cooperativa Bagnini Cervia, che costituisce lo stakeholder locale, cioè la parte interessata che attraverso i suoi soci dovrà fare in modo che questo prodotto venga recepito e possa essere utilizzato per un migliore sviluppo del nostro territorio e della sua economia. Va fatto
di tutto perché la ricerca possa essere valorizzata, appunto, e questo progetto è un esempio di come risultati che sono stati prodotti per tutt'altro, proprio sulla base dello sviluppo delle conoscenze, possono poi in un secondo tempo essere tradotti anche in attività che hanno un valore economico per le imprese, per il territorio. Allora, dottora Bonazzoni, è un progetto molto importante, anzi vogliamo dirlo, un progetto pilota, una kick-off meeting questa mattina, parola difficile per descrivere che cosa? Per descrivere la presentazione che questo progetto POR FESR, finanziato dalla Regione Emilia Romagna, si presenta, si cala, diciamo, nella realtà costiera o balneare della Regione Emilia Romagna, quindi con un'attenzione che va da nord a sud di tutta la costa per promuovere un sistema informativo, diremmo innovativo, meteo marino ambientale, fatto di osservazioni e di previsioni. Le informazioni che abbiamo iniziato anche a raccogliere proprio anche da APT Emilia Romagna sono fondamentali. La Regione Emilia Romagna è sicuramente all'avanguardia, come in altre cose, anche dal punto di vista turistico, di qualità, come abbiamo detto nel corso della presentazione, di dati in Emilia Romagna, in Italia, al mondo, osservativi, meteo marini, ce ne sono tantissimi, di qualità non sono così tanti, quindi il primo lavoro che ci sarà, uno dei lavori meglio che sarà all'interno del progetto, sarà quello proprio di andare, diciamo i passi termini, un po' a certificare questi dati, cioè che siano dati effettivamente validi in linea con i principali valutazioni a livelli internazionali. Quale sarà il compito del Comune di Cervia, che è appunto preso come comune pilota, ma soprattutto il compito della cooperativa Bagnini di Cervia, Milano Marittima, Tagliate e Pinarella, rigorosamente in ordine? Perfetto, noi proprio con la cooperativa Bagnini di Cervia abbiamo messo a punto un po' questo progetto in alcune parti specifiche, quindi sono stati estremamente importanti il confronto con la cooperativa Bagnini nella messa a punto del progetto. Diventa per noi Cervia, quindi il comune di Cervia e la cooperativa Bagnini, uno dei punti essenziali, uno dei punti pilota, diremmo, per applicazioni a cui questo progetto si rivolge. Sarà fatto insieme al comune di Rimini, anche altro punto pilota, ma qui proprio c'è un po' quest'anima che diventa importante poi tradurre per andare a servizio di chi frequenta le spiagge, ma come lei diceva anche degli operatori in primo luogo, che poi mantengono attivo questo aspetto turistico, per cercare di migliorare nell'insieme proprio questi aspetti rivolti al grande pubblico che cercano un po' di frequentare, o meglio frequentano questa parte di Emilia Romagna. In chiusura andrete a suffragare quindi dei dati che già avete in vostro possesso e andrete a certificarli, tra virgolette, come diceva. Ma poi alla fine che cosa vi aspettate o che cosa vorreste ottenere su questi 2 anni di studi di informazioni e di ricerche scientifiche? Sì, allora noi andremo a raccogliere e suffragare dati già esistenti, ma ne andremo anche a implementare, quindi ci saranno alcune stazioni particolarmente innovative, come è stato illustrato, da un punto di vista meteorologico e anche marino, che saranno messe a sistema in alcuni punti della filiera, diciamo, balneare della costa. Quello che noi ci aspettiamo è di rendere un servizio, per alcuni aspetti dovrei dire unico nel suo genere, che permette all'utilizzatore finale di conoscere in modo concreto, in modo reale, quello che sarà gli aspetti meteorologici o previsionali, meteorologici e marini, uniti alle osservazioni in questo territorio sempre, per poter al meglio gestire, diciamo così, il tempo da passare in riviera. Quindi naturalmente non promettiamo di fare venire il sole quando piove, però sicuramente un'informazione anche a scala limitata, come si diceva, perché previsioni fino a 2 giorni può essere, ma oltre incapperemo insomma in errori che già sono risultati evidenti in questi territori, ecco, possono permettere alle strutture di offrire qualcosa che può andare al di là di quello che sta avvenendo
venendo in spiaggia, fermo restando, come diceva Pieraccini, che un temporale sul mare è sempre un aspetto sicuramente affascinante, ma c'è tutto anche un comprensorio di musei o di altre attività nell'entroterra costiero che la regione anche apprezza nella valorizzazione che noi possiamo portare in quest'anno.